Queste sono le vostre tessere elettorali, tra pochi minuti le consegnerete al prefetto perché come cittadini vi sentite poco italiani. Allora, questo gesto simbolico vuole stare a dimostrare che noi del comparto della formazione sportelli multifunzionali in Sicilia non ci sentiamo adeguatamente rappresentati. Noi siamo passati da un contratto a tempo indeterminato con un contratto siglato alla Regione Sicilia, quindi recepito dalla Regione Sicilia, con un albo emanato dalla Regione Sicilia di cui noi facciamo parte. Oggi ci ritroviamo con un contratto a tempo determinato e neanche questo, perché è già finito. Il 22 di aprile noi abbiamo chiuso questa parentesi del tempo determinato col CIAPI. Oggi non abbiamo niente in mano. L'amministrazione Crocetta vuole azzerare completamente la formazione e i servizi nei centri per l'impiego, servizi fondamentali riconosciuti dall'Europa come servizi e come volano per l'occupazione giovanile. Oggi i servizi di orientamento in Sicilia non sono garantiti, c'è un'omissione grave nei confronti dei siciliani. Oggi i giovani siciliani non possono affrontare colloqui di orientamento perché gli operatori di bilancio, quali siamo noi, siamo tutti fuori a casa. C'è anche un paradosso, poi un ulteriore paradosso in tutta questa vicenda: non percepite stipendio, non potete chiedere misure di sostegno perché risultate tecnicamente lavoratori, è una situazione bloccata. La situazione è gravissima, siamo a zero euro, ci sono le famiglie in ginocchio. Rischiano di perdere la casa, rischiano di avere revocati i mutui, rischiano di non poter mandare i figli a scuola, di non poter iscrivere i figli all'università. La situazione è gravissima e lo dimostra il fatto che già in Sicilia ci sono stati 3 suicidi nel comparto della formazione. Ma cosa si vuole? Eliminarci attraverso questo? Se è questo che vuole l'onorevole Crocetta, ce lo dica pure. Voi domenica non voterete? No, assolutamente no.